che il Ronco stesse attraversando un momento di forma strabordante era sotto gli occhi di tutti oramai, visto anche l'1-6 di Russi con cui i ragazzi dello squalificato Montalti si presentavano alla sfida contro la Reno. Uno strappo col resto della ciurma che poteva forse dirsi definitivo oppure no, si poteva misurare dal test contro una squadra molto pericolosa. Lo vediamo subito, primo minuto di gioco, scappa via Amadusso, scarico in area di rigore per Alberani che a sua volta fa pervenire il pallone a Taddei. È il vantaggio ospite subito, immediato, dell'Areno in casa del Ronco Edelweiss, 1-0, ma all'ottavo minuto c'è già l'opportunità anche per il raddoppio, di nuovo Alberani scatenato a cercare, fermato proprio sul più bello. Il Ronco però sa come fare male, punizione respinta quella di Mordini che però ha un'astuzia particolare, mette al centro un campanile e trova in area di rigore un certo Marco Bernacci puntualissimo all'appuntamento col gol, proteste per una posizione di offside che purtroppo le immagini non possono chiarire, è il gol del pareggio ma arriva anche il sorpasso del Ronco, ottimo cross dalla sinistra di Grisolini. Splendido colpo di testa di Bernacci e allora sì, ribaltata l'Areno che però non esce di partita, c'è la possibilità al 33esimo minuto ancora con il tentativo innescato da Alberani, va alla battuta Acquaviva, la risposta poi che ha una doppia opportunità, la spreca però l'Areno, un errore grave perché il Ronco Edelweiss trova una punizione battuta in questo caso da parte di Buda e l'errore del portiere Lami che consegna il gol del 3-1 a beneficio di Tisselli. È il tris del Ronco proprio in chiusura di primo tempo, è il gol della sicurezza anche perché arriva un'altra possibilità, quella di Buda sprecata però, conclusione alta su calcio di punizione. Spostiamoci allora nella ripresa, anche qui è subito immediato il tentativo dell'Areno, palla che scivola dalle parti di poi la conclusione secca, potente di Alberani, la risposta del portiere Calderoni. 19esimo minuto ancora l'Areno a provarci, ma perde un attimo la testa in questo caso la squadra ospite con Carioli che rifila un calcione a Buda e riceve un cartellino rosso ai suoi danni, dunque inferiorità numerica e doppio svantaggio per l'Areno, vane le proteste del giocatore in maglia numero 10 dell'Areno e immediato al 21esimo minuto il gol del definitivo 4-1, lo firma Spadaro. Ancora una volta lui, splendido pallonetto Ronco che a questo punto può tirare i remi in barca, Reno che cerca quantomeno di alleggerire il passivo, altra chance sprecata però da Alberani, l'ultima possibilità capita sul destro di Vespi, libera la sua conclusione il numero 18, la risposta del portiere Calderoni è sicura, ma è sicura anche la vittoria della capolista che batte per 4-1 l'Areno e si prende dunque un ampio margine in classifica.